Amici sportivi, benvenuti al consueto appuntamento con i pronostici di Dona Mosca sul campionato 2011-2012. Buongiorno a tutti gli appassionati di calcio e della mia rubrica, di quella del comandante Stoparli. Quest'anno cercheremo di essere più brevi dell'anno scorso, quindi partiamo subito con la raffica di domande. Chi vincerà lo scudetto? Lo scudetto lo vincerà Antonio Conte. Non la Juve, Antonio Conte. Sembra molto deciso, come mai? Perché la Juve, prima di tutto, finalmente si è davvero migliorata. Seconda cosa, ha preso un uomo giusto nel posto giusto e nel momento giusto. E cosa pensa di Milan, Napoli e Inter? Milan arriverà sicuramente un po' dietro la Juve. Il Napoli se la giocherà con l'Inter per il terzo posto, perché l'Inter si è indebolita e il Napoli ha dimostrato l'anno scorso, come io non avevo per niente pronosticato, che è comunque una buona squadra. Quindi, da quel che ha detto, sembra che lei non creda in Luis Enrique. No, io credo molto in Luis Enrique e nel progetto della Roma, però è un progetto che secondo me va considerato in minimo 2 stagioni. Quindi l'anno prossimo potrebbe essere il mio pronostico per il campionato. Quest'anno è di rodaggio, ma io credo molto in Luis Enrique. Sorpresa e delusione del prossimo campionato. Allora, sorpresa del prossimo campionato, la Lazio. La Lazio farà veramente grandi cose, ovvero secondo me potrebbe addirittura, in caso le cose vadano veramente per il meglio, andare ad insidiare, come minimo ad insidiare, il terzo posto, perché la gente vedrà che Klose non è un giocatore finito e Sissé è un giocatore che, se fosse arrivato prima nel campionato italiano, sarebbe stato conteso dalle grandi squadre. La sorpresa in negativo, ahimè, potrebbe essere l'Inter. Perché Gasperini è una scommessa che Moratti ha voluto fare dopo aver ricevuto tanti no. Lui ha le sue idee calcistiche e bisogna vedere se non si ripete la situazione di Benitez. Perché la difesa a 3 è, come dire, non è una grossa garanzia. Moratti potrebbe non gradire e fargli fare la fine di Benitez, che sarebbe un male. Quindi Gasperini più che una scommessa ha un ripiego. Sì. Comunque passiamo alle retrocessioni. Sì, allora, retrocedono Novara, non ha fatto una squadra da Serie A. Lecce, non capisco come stia ancora in Serie A. E il Chievo, che continua a non rinforzarsi e prima o poi pagherà questa cosa. Il Parma. Il Parma farà un buon campionato. Ha fatto dei giusti puntellamenti nella squadra, ha preso dei calciatori, non dei grandissimi nomi, ma dei buoni calciatori, e si salverà tranquillamente. Potrebbe arrivare, insomma, nelle zone tranquille della classifica. Brevissimamente, il percorso delle squadre italiane in Europa, brevissimo. Allora, purtroppo sarà ancora difficile, perché il nostro calcio è un passo indietro, anzi forse anche un po' di più di uno indietro rispetto a quello inglese, spagnolo e a quanto pare forse anche a quello tedesco. L'Inter bisogna vedere cosa riuscirà a fare, proponendo un modulo così spregiudicato in Champions. Il Milan, per quanto Allegri dica che è secondo solo al Barcellona, bisogna vedere, perché non mi risulta. Il Napoli, se fa un punto nel girone, è anche assai. Benissimo, con questo abbiamo concluso. Salutiamo Dona Mosca e vi diamo appuntamento al prossimo anno. Io saluto te, comandante Stopardi, e tutti gli amici a casa. Buon campionato a tutti.